Mi sento proprio come quando si andava a Luna Park e si entrava in quelle grotte dove iniziavi un viaggio e poi non sapevi il prossimo cunicolo in quale stanza ti avrebbe portato. Quindi per me avviare e risvegliarti è proprio come entrare un po' nel Luna Park interiore attraverso tante sorprese. È veramente un grande dono. Avere un appuntamento settimanale fisso, grazie al quale possiamo riconnetterci a noi stessi in un modo totalmente diverso dal solito modo in cui o siamo abituati o in qualche modo ci porta il nostro cammino interiore. Perché per ciò che conosco io, risvegliarti è proprio un percorso unico, perché propone la possibilità di affiancare così tante tecniche diverse e un po' innovative insieme ai temi e agli strumenti della ricerca interiore, quindi del risveglio di coscienza. Quindi ci sarà un momento più o meno teorico, sia sulla tecnica che andremo ad usare, sia su cosa significa quella tecnica rispetto ad uno dei temi chiave del lavoro interiore. Poi ci prepareremo a lavorare su quel tipo di tecnica attraverso una pratica meditativa, quindi prepareremo il nostro terreno in modo molto diverso da quello che solitamente usiamo quando decidiamo di esprimerci artisticamente o non. E l'ultimo passaggio, il penultimo passaggio, naturalmente faremo insieme, esploreremo la pratica, quindi creeremo insieme, e poi ci sarà anche la possibilità di qualche consegna, di qualche compito a casa per chi vorrà continuare a esplorare quel tipo di tecnica. Permette di prendersi un intento con noi stessi ed è inevitabile che, come in ogni allenamento, così come se andiamo in palestra una volta ogni 3 mesi avremo un certo tipo di risultato, se andiamo in palestra ogni settimana e poi facciamo anche degli esercizi a casa, è evidente che il nostro allenamento avrà un risultato totalmente diverso. Quindi io sono per gli allenamenti che vanno avanti nel tempo e la scelta di percorsi che durano 3 mesi ha proprio una sua specificità, per cui è il tempo in cui un certo tipo di informazioni si radicano per bene e quindi c'è proprio la possibilità di andare a sedimentare dei semi che poi magari germoglieranno più avanti, però è un lavoro in cui si torna, si annaffia, si concima e quindi questo è proprio l'invito per frequentare tutto il percorso. È anche chiaro che chi magari mi dice: "Ah, ma a me interessa questo argomento piuttosto che quest'altro", non ha capito nulla di questo percorso, perché questo percorso non ha a che vedere con il tema che andremo a trattare, quello è solo per la mente, è quel tipo di zuccherino, si dice, che si dà all'ego. Inizialmente non volevo neanche dire quali sarebbero stati i temi, volevo che fossero a sorpresa. Poi la mia super assistente mi ha convinto a svelare il segreto per far capire alle persone che in qualche modo i materiali sono accessibili a tutti, che il percorso è per tutti, che non ho nessun tipo di connessione con l'essere o non essere artisti. Quindi vediamo chi veramente coglierà questo invito, che è veramente unico perché è proprio strambo, è un percorso estremamente creativo.